Viaggiatori online, ben ritrovati. Oggi siamo in Francia, a Sochaux. In questo momento siamo al Museo Peugeot, dal quale partirà il nostro viaggio. E alle mie spalle vedete una piccola officina all'interno della quale sono custoditi alcuni dei modelli iconici della casa francese che oggi andremo a guidare. Saliremo però a bordo anche di vetture più moderne come la 5008. Adesso vi porto a vedere queste chicche custodite all'interno, dalla 205 GTI alla 304, 204 e 504, che ci porteranno in giro per le campagne francesi. Siamo all'interno del vero cuore di Peugeot. Qui sono custoditi gran parte dei modelli che fanno parte dell'heritage del marchio francese, che conta circa 600 modelli, suddiviso tra questo warehouse e il museo dal quale è partito il nostro viaggio. Ai Rimoncourt, la Réserve Peugeot custodisce il DNA del leone, declinato nelle migliaia di documenti fotografici, cartacei, video e in quella che sono le testimonianze tangibili della sua storia, le automobili. Oltre 2000 foto e 9 km di archivio, il terzo più grande di Francia, che testimoniano l'importante eredità del gruppo francese, un impero nato e cresciuto nella zona della Franca Contea, dove ancora oggi si possono ammirare le testimonianze di una produzione ultracentenaria. Dal commercio della pece, dal quale deriva il nome Peugeot, alla trasformazione del cotone, passando per la lavorazione dell'acciaio e la realizzazione di componenti di ogni genere, persino le montature delle crinoline per le dame dell'Ottocento, senza dimenticarsi dei famosi macinapepe del leone, che ancora oggi invadono le tavole di mezzo mondo. Il nostro viaggio alla ricerca del vero Spirit of France ci ha portato a bordo di gioielli vintage come la fiammante 304S Cabriolet o della più moderna e confortevole 504 Coupé, ma nel mezzo abbiamo anche avuto modo di goderci la giornata con gli ultimi modelli della gamma, come la Peugeot 3008 allestimento GT Line, per assaporare quel piacere di guida che tra una generazione e l'altra non ha fatto che migliorare.
Buongiorno amici, questa mattina il nostro viaggio prosegue a bordo di Peugeot 204. L'avventura targata Peugeot si è conclusa dove tutto è cominciato, a Sochaux, dove il museo dell'Aventure Peugeot ci ha ammagliato e conquistato con la sua preziosa collezione, una testimonianza unica dell'universo del leone francese e dei suoi oltre 200 anni di storia e di successi in campo automotive e oltre.